Iniziano oggi a Ponte Cagnano Faiano i lavori per la nuova viabilità e la riqualificazione delle aree circostanti il cimitero. Due obiettivi al centro dell'importante intervento: migliorare le condizioni di sicurezza stradale in quel tratto e valorizzare l'area dal punto di vista architettonico e funzionale. I lavori per un importo di circa 380.000 euro sono finalizzati a un adeguamento complessivo della viabilità che successivamente andrà a congiungersi alla strada alternativa alla statale 18 con la realizzazione di due rotatorie, una a sud e l'altra a nord, che serviranno a limitare la velocità dei veicoli. Per l'area pedonale inoltre sono previsti nuovi arredi urbani, marciapiedi, un nuovo impianto di pubblica illuminazione e spazi verdi. Indubbiamente una grande opera perché collega sia il quartiere di Faiano che di Sant'Antonio direttamente all'uscita di Pontecagnano Sud, è un'opera fondamentale perché consentirà a tanti cittadini di poter venire a piedi al cimitero, è un'opera fondamentale perché potrà riammagliare parte della città con via Picentino, via Irno, quindi unirà la città di Pontecagnano-Faiano. È un altro impegno mantenuto. Stamattina ha avuto inizio anche un altro intervento imponente di riqualificazione urbana sull'intero territorio. È un'opera importante, una manutenzione straordinaria dell'oltre il 50% delle strade, una bellissima opera, creerà molti disagi nei prossimi giorni, però ci voleva.